Mare Fuori 3, anticipazioni prima puntata, Carmine la vita per la vendetta di Rosa. Cosa succederà nella prima puntata di Mare Fuori 3? Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà in primis l'arrivo in carcere di Rosa Ricci, la cui presenza non passerà affatto inosservata. A rischiare maggiormente per la presenza della ragazza sarà il giovane Carmine che, fin dai primi episodi di questa terza stagione, si ritroverà in serio pericolo di vita. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima puntata di Mare Fuori 3 visibile dall'1° febbraio su Rai Play e dal 15 febbraio su Rai 2 rivelano che Rosa Ricci è fatta arrestare con un intento ben preciso, vendicare i fratelli e il padre dall'attacco dei De Salvo. L'obiettivo numero uno della ragazza è Carmine, Rosa è disposta a tutto pur di vederlo in ginocchio assieme a Donna Wanda, la nemica numero uno della famiglia Ricci. Spazio alle vicende di Paola, la quale vuole interrompere la sua relazione con Massimo, ora che è tornata la moglie. Il comandante deve pensare alla sua famiglia. Edoardo, invece, dopo aver aggredito con violenza l'amico di Teresa, sta per essere trasferito a Poggioreale. Grande felicità anche per Filippo e, i due si godranno la loro felicità insieme e, soprattutto, la tanto acclamata libertà. Le anticipazioni di questa prima puntata della fiction rivelano che tutto procederà nel migliore dei modi anche tra Pino e Cobra, sempre più legati e innamorati l'uno dell'altro. La situazione per Carmine continuerà a non essere delle migliori, il giovane ragazzo è in assoluto pericolo di vita, dato al desiderio di vendetta da parte di Rosa. Intanto Edoardo deciderà di spezzare Carmela con una proposta che si preannuncia decisamente inaspettata. Filippo e Nad, invece, si renderanno protagonisti di una fuga che metterà in risalto degli aspetti del tutto inediti della personalità del ragazzo. Tra Gemma e Cardio Trap, invece, ci sarà un tesissimo confronto. Intanto, in attesa di vedere in onda la prima puntata di questa terza stagione su Rai 2 e Rai Play, durante la conferenza stampa di presentazione della fiction non si è escluso che il cast di giovani attori possa prendere parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio sulla rete Ammiraglia. I protagonisti della serie TV Rai potrebbero salire sul palco dell'Ariston per cantare dal vivo la sigla e lanciare al cospetto del grande pubblico che segue la kermesse musicale condotta da Amadeus, questa terza stagione. Ciò spazzesco, ciò sponta su scurrapu, ambizie, tradizie, hasta ma du scurrapu, de che mai tozzi, ciao che musica apu scurrapu, si, pentru ieri e de bun simță, ridic ștacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta. S-o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, dumere tante printre tale culte. Încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-atât.